Una vita intera a lavorare, poi, quando finalmente arriva il tempo della meritata pensione, deve fare i conti con i debiti, per di più, non suoi. Cos'è che le è successo? Mi hanno dato la pensione e i figli hanno i debiti, fatto i debiti e a me mi tirano via la pensione, 200 euro al mese. E ho 600 euro di pensione, devo pagare l'IRPEF, sono 100 euro più 200 e rimangono ancora 300 qualcosa euro. Lui è Helmut Muhr, 84 anni, brissinese. Questa mattina ha manifestato seduto sulla gradinata del Tribunale di Bolzano con uno sciopero della fame. Circa 600 euro la pensione che mensilmente Helmut percepisce. Un quinto di questa viene ora pignorata per ordine del Tribunale. Io vivo anche con quei 360 euro, vivo anche quelli, perché io non vado mai in nessuno bar. Io sono tranquillo quando posso andare in letto, a letto. Resto là, io posso anche vivere. Ma non è una democrazia questo, non è una democrazia, no, quello devono capire qua i giudici, quelli che devono capire quello, devono giudicare le persone con una democrazia e quando hanno la colpa hanno diritto da condannarlo, ma non uno innocente, non è nessuna democrazia. Helmut possedeva una ditta edile, lasciata poi in mano ai figli al momento di andare finalmente in pensione nel 1998. Una serie di casi ha fatto in modo che l'azienda andasse in rosso e si riempisse di debiti. Debiti che ora deve pagare lui. Quando io sono andato al 98, sono andato in pensione, hanno lavorato i figli, dopo sono andato in bancarotta e io ero dentro con un percentuale perché avevo tutte le licenze. Sono rimasto dentro che non dovevano fare tutti gli esami, tutta quella roba. E dopo adesso, quando loro hanno fatto i debiti, hanno cambiato la firma, la ditta, e i debiti devo pagare io, tutta la mia vita. No. E non è mica democratica, mentre questo non è... Io ho pagato già 10.000 euro, ho pagato già. E devo pagare oltre 5.000 adesso, ancora adesso non lo pago più, perché devo pagare fino a 90 anni.